a tutte, benvenute o bentornate sul mio canale. Allora, oggi offerte novità di Passione Unghie per il mese di agosto. Hanno fatto diverse cosine, adesso vi mostro quello che ho preso. Il pacco mi è appena arrivato, inizierei subito così dall'omaggino, che sono questi glitterini qua sull'oro più o meno, ecco. Poi ho fatto un pochino di scorta per quanto riguarda le lime. Io utilizzo tanto queste qua, usa e getta. Sono più convenienti, sono più comodi. Io ho la lima, questa qua è l'anima. C'ho questa qui che sarebbe quella, diciamo, bordeaux, ma io ce ne ho altre, tutte bianche. Siccome ne ho bisogno di più per fare appunto anche i pacchettini e tutto, le buste sigillate, allora ne ho presa anche un'altra, questa volta l'ho presa viola. Ho preso le lime e i buffer. Allora, i miei io adoro questi buffer qua, sono spettacolari secondo me. Io sono solita prendere abbastanza una grana molto strong di buffer, li uso grana 100, come vedete. Ce n'è, se non erro, 25, non voglio dire una cavolata. E costano sugli 8 euro, quindi ho preso sia buffer, lime 180 che uso per limare la struttura. Queste mi si consumano leggermente più in fretta delle altre, quindi io la cambio magari anche 2-3 volte. Sì, che da limare in realtà, se dosi bene il prodotto, c'è veramente, veramente, veramente poco. Però ecco, io utilizzo loro, si consumano comunque abbastanza in fretta. L'unica cosa, quando sono nuove, ragazzi, è andata con un'altra lima a limare bene tutto il contorno, a passare la lima su tutto il contorno, perché altrimenti è tagliente, rischiate appunto di tagliare e graffiare la cliente, soprattutto se abbiamo anche già fatto la manicure, quindi non c'è più pelle morta intorno, le cuticole sono belle tagliate e tutto. Quindi andate sempre a passare una lima nuova su tutti i bordi. Quindi le 180 e le 2,40 per la preparazione, anche se volendo si potrebbe utilizzare una 180, però ecco, io a volte preferisco non usare la 180 ma la 2,40. Questione comunque di gusti, ecco. Sappiamo tutti che comunque non dobbiamo starli a limare tantissimo, basta semplicemente opacizzare un attimo la lamina ungueale, togliere il lucido che ha. Che si crea, no? Sull'unghia e basta, non andare a limare oltre perché non ce n'è bisogno, anzi l'unghia si indebolisce e va a finire che non terrà il prodotto, ok? Quindi ho preso lime e anima che lascio qua da parte. Ora vi mostro. Ho preso un colorino che, se non sbaglio, avevo, ma ho finito, ho terminato già da un po', non è non da adesso, l'ho terminato già da un po', che è la 87, che è Lady, che è questo colore qua. È uno chic. Come sapete, trovare lo chic in promozione è abbastanza raro, perché gli chic sono quelli che costano di più, ecco. Di solito stanno sui 7 euro, forse 7-8 euro più o meno. Adesso scusate un attimo che prendo il pennello. Invece di solito, appunto, non li trovi scontati, io l'avevo finito, l'ho visto e l'ho ripreso. Sono molto pigmentati, mi piacciono molto gli chic. Sempre vanno girati, ragazze. Questo qua, io ero un barattolo che, appena arrivato il pacco, ho già aperto, ho già mischiato, vedete che c'era anche già scritto il nome del colore. Passate sempre molto tirate. Vi consiglio sempre di usare pennello morbidi, in questo caso io ho usato l'Oval, che è il pennello sempre di Passione Unghie, mi ci trovo benissimo per stendere i colori. Vado in lampada. Invece questo era a 4 euro, se non ricordo male. Poi vi voglio un attimo far andare avanti, così vi faccio vedere le cose intanto che il colore è in lampada. Allora, hanno fatto una nuova linea, la linea quella appunto dedicata a creme. Quindi crema mani, crema piedi, scrub mani, scrub piedi, olietti e cuticoli, tutto ciò naturale. Però ecco, io non ne necessitavo, non ne ho bisogno, quindi non ne ho acquistate di quelle cose lì, ecco. Mi sono basata come sempre su
prodotti per unghie, ok? Per ricostruzioni. Allora, ho da farvi vedere il nuovo Genius Baby Blush, che è una nuova colorazione, e mi fate sapere magari sotto se volete vedere il video dove, perché devo fare il refill, ragazzi, perché guardate che ricrescita che ho. Quindi, siccome che devo andare a fare refill, se volete andiamo a fare un video insieme, così vi mostro anche la colorazione, la stesura. Vi ripeto magari due o tre caratteristiche di Genius, che a me piace moltissimo. Però ecco, magari lo volete vedere all'opera. Io comunque adesso lo apro, così vi mostro colorazione, densità. Vi posso fare anche qualche paragone, ecco. Quindi se volete il video scrivetemelo sotto nei commenti. Questa qui è la colorazione. Sapete a cosa assomiglia? Così a primo impatto, Come colorazione assomiglia molto alla base. Aspettate che ve la prendo, sempre di Passione Unghie. Lei, la Baby Pink. La apriamo così vi faccio un paragone. Questa è la Baby Pink, questa qui è Genius. Vi metto le etichette così le vedete. Allora, vediamo se riesco a prendersene un pochino di più per mostrarvela. Eccole qua. No, allora, è un pochino più rosata il Genius Baby Blush. È un pochino più rosa, quello sì. E mentre la Baby Pink dà un pochino più sul bianco quasi rispetto appunto a Genius. È una bella colorazione, voi sapete che io sono sempre stata molto intrigata dalle colorazioni rosate perché non amo il trasparente. Quindi se volete possiamo fare il video, così facciamo un refill insieme, vi mostro come è possibile stenderlo, che si può sia tramite appunto il classico pennellino che c'è in dotazione oppure con un pennello a parte, quello è come vi trovate meglio. Io vi posso far vedere tutti e due i metodi. Comunque, se vi piacerebbe un video, io ve lo faccio, magari appunto scrivetelo giù nei commenti. E poi ragazzi, vi volevo mostrare allora le forbicine e anche un'altra cosa. Prima delle forbicine vi mostro la tovaglietta in silicone, che adesso la vado ad aprire. Eccola qua, questa qui è la tovaglietta, è in silicone bianca. C'è anche quella rosa con tutte le scritte Passione Unghie, ma io l'ho preferita bianca, mi sembra più pulita, più, non lo so, l'ho preferita bianca. Ovviamente si piega, si fa, non succede nulla. Loro prima l'avevano a catalogo, ora era un periodo che non l'avevano più e finalmente sono tornate. Io di queste ne faccio veramente tanto, tantissimo uso, ragazze, perché sono disinfettabili, sono veramente comodissime. Piuttosto appunto che l'usa e getta, ecco, questa qui un attimo si disinfetta ed è perfetta anche per passare, per pulirla se si sporca, insomma ve la straconsiglio. Poi non costa eccessivamente. E ora vediamo le forbicine. Allora, ci sono due nuovi forbicine. Da quanto ho capito e da quanto ho visto anche sul sito, non cambia nulla da queste a quelle altre, ok? Cambia semplicemente il disegno. Io le ho prese Magnolia, se non ricordo male, è quella Magnolia questa. Sì, vedete? Sono uguali, solo che c'è Magnolia e Zebra. Io ho preso quella floreale, mi piaceva di più. Quindi ve lo apro, questa qui è la scatolina molto elegante, ecco, rispetto comunque alle altre che vi ho fatto vedere nel video precedente. Hanno il loro astuccino e le andiamo a tirare fuori così ve le mostro. Allora, vedete, la Magnolia ha il disegno appunto del fiore, molto molto bello. Anche qua ha un bocciolo, non so se si riesce a vedere. Quindi queste sono le forbici. Vado a tirare via la protezione e come potete notare ha una curvatura, spero che mi mette a fuoco, spero che si veda bene, le punte sono curvate, questo per facilitare ancora di più il taglio delle cuticole. Diciamo che sono un pochino più serie delle altre. Adesso vi mostro le altre, ne ho qua solo un modello perché l'altro è già impacchettato.
Allora, questo qui è l'altro modello. Vedete la differenza della lama? Questa è la differenza della lama. Allora, abbiamo un anche profilo. La lama è molto più curva, soprattutto in punta più che altro. Questa appunto per facilitare il taglio in questa zona qua e appunto in tutta la cuticola. Questa invece c'è già una forma che parte abbastanza curvata. Questa invece, come vedete, va dritta, ma poi curva solamente alla fine. Quindi vi farò sapere come mi ci trovo. Esteticamente sono molto belle, eh? Ok? Le forbicine non sono mai soldi buttate, ragazze, perché comunque vi trovate, almeno io mi trovo ad avere molti doppioni di cose, quindi di punte, di forbicine, perché comunque quando ci mettiamo a disinfettare e sterilizzare, dopo abbiamo almeno più pacchettini pronti, altrimenti ogni volta dovremmo ripetere il procedimento, ok? Così invece procediamo con più pacchettini alla volta. Quindi un altro paio di forbicine a me faceva comodo e appunto così ve lo mostro e vi faccio provare. Dalle altre cambio semplicemente appunto il disegno, le altre hanno qua la zebratura piuttosto che l'incisione della magnolia. Però ecco, è molto a gusto, cambia solamente quello, come vi ho fatto vedere anche nella confezione qua dietro. E nulla ragazze, questi qui erano i miei acquisti per il mese di agosto. Io spero che il video vi sia stato utile, che vi sia piaciuto. Vi mando un grande bacione, ci vediamo come sempre al prossimo video.